Sinceramente, in questo dicembre ero convinto di riuscire a riprendere tutte le mie routine, ma non avevo fatto i conti con questi video giornalieri e quindi si sta muovendo un po' tutto molto diversamente da come era prima. Oggi sono tornato alla Dispoli per programmare un video un po' meno fit del solito che uscirà a breve qui sul canale, quindi state pronti a una vera bomba e ne ho voluto approfittare dato l'ultimo giorno di Mattia qui alla Dispoli. Lui è da un mese e mezzo che pratica il CrossFit, io da 3 mesi che pratico Calisthenics e quindi ci siamo allenati insieme e ho voluto portare un po' di fitness perché altrimenti mi sarei sentito veramente troppo in colpa per quello che vedrete prossimamente qui sul canale. E quindi vi porto in questo allenamento Calisthenics versus CrossFit. E siamo ancora qui alla Dispoli, sempre col buon Mattia. Sappiamo che quant'è che stai in Sardegna e pratichi il CrossFit? Beh, da ottobre. Un paio di mesi. Io ormai sono 3-4 mesi che faccio Calisthenics e ho approfittato che è venuto a Roma per farlo un po' allenare. Dai, ci alleniamo oggi insieme. Sì. C'è un parco qui vicino, ho visto. Adesso gli diamo un po' di pre-workout perché è preoccupato dal freddo e dall'allenamento. Anche se in teoria il CrossFit è più impegnativo del Calisthenics, lo sai? Calisthenics è più pulito forse, se posso dirlo, io sono un po' ignorante in materia. Però il CrossFit è più di esplosività, proprio di fatica, ecco. Sì, infatti fa tutti i circuiti belli compressi. Invece nei calistenici ci alleniamo più tranquillo. Però oggi voglio vedere, insomma, quanto sei poco tranquillo. Mi farei da assistente, così riesco a mostrare come si prende un pre-workout che è semplicissimo. Uno scoop per 300 ml di acqua. Usiamo l'acqua normalissima. Uno per me e uno per il buon Musta. Shaker, così almeno se hai qualche problema nel riuscire a fare gli esercizi, questo qui magicamente non te li farà fare. Tipo effetto placebo. Bravissimo. Senti, ti fa effetto placebo e tu dici sto carico a pallettoni, in verità. Oh, morirai, Musta. Sì. Il freddo aiuta, faremo un po' di cardio e poi vediamo se il parco, come ho visto su internet, dovrebbe essere un parco un minimo calistenico, quindi avremo qualche sbarra, qualche trazione, qualche chin-up. Così vediamo. Pre-workout e ci vediamo al parco. Cazzo. Senti già più carico? Madonna! E tu lo butti giù a bomba prima. E quindi fa mezz'ora in il tuo fisico c'ha l'energia in più per bla bla bla. Sì, però se fai 20 minuti in cambio un cazzo. Siamo arrivati, Musta, al nostro parco di allenamento. Ci hanno già inculato le postazioni. Dopo lì faremo un po' di calisthenics. Adesso partiamo con un po' di riscaldamento, dai. Cazzo, ma fa freddo, ma qua c'è il mare, qua c'è il vento, mica stava campagnando che non c'è un spiffolo di vento. Cazzo. Ragazzi, ci alleniamo in tutte le situazioni. Adesso iniziamo con un po' di riscaldamento, dai, Musta. C'è un po' una corsetta, un po' di cardio. Come va? A posto? Tutto sono bene? Freschissimo, poco mi sento, gli ultimi sì. Dai, poca roba. No, non ne ho tre, mi sembra tre. Sono un po' di burpees. Quanti ne tieni di burpees? Tanta roba i burpees, eh. Dopo poi un po' di cardio, com'è il burpees? Agghiacciante. Fame! Tu che vuoi farli bene adesso che mi ricordi? Verrà. Buffo! Si è distrutto, ragazzi. Yo, man! La parte cardio dove Musta era più forte l'abbiamo finita. Vedete, infatti non è per niente provato. Adesso faremo un po' di forza. Sì. 10, eh? La faccio del cazzo. Fortuna che non sta di profilo, Musta. Ragazzi, mi ti butta giù come un pesce. Oh. Io sono alto, quindi c'ho più massa. Ah, vedi, c'è sempre la scusa, ma scordi. No, non sta scusa, però non fa un cazzo. Dai, sì, riscaldatissimo. Sei riscaldato, adesso andiamo
a lavorare un po' di dip, trazioni, vediamo. Perfetto. Sei contento, Musta? Sì. Vuoi che ti venga a trovare più spesso? Ma guarda, sono in Sardegna, mi spiace. Poi devi scendere. 90 gradi. Ecco, Musta alle prese con le dip. Quattro dip, vediamo le trazioni. No, le trazioni non sono proprio... non è... non è il tuo pane. Nel mio genere, no? Beh, però i crossfit e le trazioni dobbiamo farne 50, eh. Che cazzo voglio? Tira! Tira le trazioni. Che sta facendo? Vai su. E qui ce n'ho poche, mica ce n'ho... mica ce n'ho tante, te spaccano. Abbiamo capito che non sono un buon insegnante di calisthenics. No, ma le dips alla fine. Le dip dai, guarda, no, 4 ce ne hai avute. No, ma poi dopo. Boh. Chiudiamo questa mezz'ora di workout con un po' di funzionale, addome, dai, per dare la botta finale. E ultimi 4 giri di parco, così almeno facciamo un po' di fiato. Cazzo, a dopo. Sì. Cazzo, no! Tieni, Musta. Tieni. Ma che manco ancora 10. Giù le gambe tese, bravo, vai ancora, basta? Come è andata questa mezz'oretta, Musta? No, un'oretta che ho fatto, la mezz'oretta? Paraculo. No, tocca fare 4 campi perché io ho voglia di correre. Grande, corriamo. Musta, un chilometro per chiudere l'allenamento è andata pure bene. Ragazzi, anche oggi il nostro workout è andato. Ringrazio Mattia che si è messo a disposizione. Ringrazio a te per questa fiducia, per questa voglia di vivere che mi hai ispirato adesso. Adesso sta morendo, però questo era il messaggio. Però che ti aiuta a mantenerti in forma. Non è molto contento Mattia dell'allenamento? Contentissimo. Ragazzi, noi ci vediamo dopo e adesso andiamo a recuperare un po' di energie perché lo vedo finito. Io spero abbiate capito la goliardia di questo video, che ha solo voluto essere un pretesto per fare un po' di allenamento, per mantenersi un po' in forma. Ovviamente io non sono un esperto di calisthenics, Mattia tantomeno è un esperto di crossfit, siamo entrambi alle prime armi, però mi ha fatto piacere riuscire ad allenarmi in un giorno in cui non credevo ci fosse tempo per il workout. Invece è questo il bello di questo progetto, il bello di questo canale, che ho sempre veramente uno stimolo, che alle volte può sembrare sicuramente forzato dal dover portare dei contenuti, però è una forzatura positiva, perché sia io che Mattia abbiamo approfittato di questi 30-40 minuti per prendere la macchina, andare ad allenarci e tornare a fare le nostre cose. Perché io in questi anni tante volte sono andato a trovare Mattia e non ci siamo mai allenati insieme. E sono contento perché questo qui è veramente il messaggio che voglio mandare dall'inizio di questo progetto, il non fermarsi mai, il trovare sempre una motivazione per fare qualcosa, che sia attività fisica o meno, però il fare è importantissimo. Ringrazio ancora Mattia di essersi messo a disposizione di questa giornata un po' particolare e noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché questo dicembre che doveva essere tranquillo sarà un'altra volta il caos, mi ripeto di nuovo, e noi domani saremo al circuito di Viterbo per lo stage valutativo karting di ACI Sport.